mi chiamo Soremma Lisa Rossi. Sono Gian Alfreda. Nome Maria. Garbianese. Anna Maria Caldera, vedova Danesi purtroppo, perché se ci fosse mio marito non sarei qua. Sono Angela Danesi. Io sono nata il 21 dicembre del 23. Io sono Luciana Fiorini, ho 87 anni e sono qua a vostra disposizione. Tutto mi ha reso felice, ero sempre felice. Mi ha reso felice di fare la volontà del Signore in questo momento, come adesso. Io sono contenta, contenta della mia vita, contenta di tutto. Per me la cosa più bella è stata la mia famiglia. La professione religiosa è stata la prima che sono stata felice veramente. Quando sono venuta fuori vestita da suora, non ho avuto paura di niente. È stata una vita semplice, ma bella, 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 veramente. Volevamo un figlio e quando sono rimasta incinta della mia barba e quando me l'hanno messa sulla pancia, mi sembrava che mi avessero messo su Gesù bambino dalla felicità che avevo. Più grande di così la gioia non si può avere. Che ci fa soffrire, ce n'è sempre. Che mi fa infelice, mai. Ho avuto una figlia, soltanto. Ho fatto una vita felice e ho vissuto 67 anni con mio marito. Ho vissuto una vita felice, il Signore mi ha dato tanto. Una cosa bella è che mio marito mi vuole tanto bene, dei figli che mi vogliono bene. Manca mio marito prima di tutto. Mi sento sola. Mi manca mio marito. Mi manca mio marito. Ma d'altronde. Mica di piasso. Adesso Dio. Deve studiare. Ma lo studio sì che avevo intenzione di studiare. Ma con la scusa della guerra, studio è importante. Adesso mi ho rendo conto. No. Sono sempre stata una ingenua. E beh, qualche cosa sì, insomma, dopo tutto non ho fatto una brutta vita io. Qualche cosa nella vita c'è sempre, ma ad ogni modo pentimento mai, sempre felice della risposta alla chiamata di Dio. Io sono soddisfatta di essere in convento. Niente più. Che dopo io abbia le mie miserie, i miei difetti, il mio sì, sì, perché sono persona umana, non sono nata perfetta, perché nessuno è nato perfetto. Deve perfezionarsi nella vita, un po' alla volta, non tutto sul colpo, ma un po' alla volta sì. Come mi vedo? Ma delle volte non mi sento all'altezza delle altre, allora non parlo. Se mi guardo da di fuori, mi vedo che sono una fortunata. Vecchia. Sinceramente, vecchia. Come mi vedo? Serena. Mi vedo contenta, mi vedo una persona che non ho tanto studio, ma ringrazio il Signore. Mi vedo una persona con tanti difetti, ma che c'è dentro di me dei grandi desideri di non ripiegarmi su me stessa, ma essere una persona che gioisce del bello, che gioisce di tante cose che mi vengono offerte ogni giorno nel quotidiano. Non ci sono neanche mai pensato, perché lui sa cosa fare, non è il caso che mi preoccupi. Preghiera è importante, se si raccomanda a Gesù, se si raccomanda ai santi,
per avere un sostegno, un aiuto. Non c'è niente nella vita se non si va d'accordo. Puoi avere 100, 200 miliardi, ma se non vai d'accordo, caro, non c'è niente da fare. Da voi sai bene, è la roba più bella del mondo. È una bella cosa stare andando d'accordo, volersi bene, e volersi bene sempre, insomma. Volere bene gli altri, perché dopo ti ritorna, se no, se non vuoi bene gli altri, sei sciocca. Sola completamente. Cominciare ogni mattina a essere sereni, tranquilli, accettare quei piccole cose che ti viene incontro, accogliere, saper accogliere il lato buono, il lato virtuoso del prossimo. Di volte è meglio ridere e scherzare che non fare il muso. Ho fatto quello che potevo, meglio che potevo, se facevo il male cercavo di migliorare il male che era il male, insomma, ciò che non andava bene. Ma io penso per essere felice fare tutto con amore e accettare l'altro come che è e non aver paura nel fare il bene, nell'amare il prossimo. Penso che di non aver paura, aver fiducia in Dio è tutto. Ogni giorno vivo la giornata. La giornata è un dono di Dio. Quel dono di Dio che lo devo sfruttare oggi, perché domani non so se non ho un futuro nella mia vita. Un passato è cade nella misericordia di Dio. Ma oggi devo vivere. Io penso che quando c'è Lui, supera tutto il resto, perché la fede è un dono grande e se sappiamo coltivarla, Lui non è che si ritiri, ci dà di più di quello che noi diamo a Lui. Ma se guardiamo Lui, cosa ha risparmiato per noi? E quando si pensano a queste cose, quello che possiamo dare noi diventa molto poco. È tutto gratis quello che ho ricevuto, tutto gratis. Ecco. E adesso sono qua, che aspetto l'incontro con lo sposo. Eh sì, ogni giorno mi ha regalato. Ma si mi ha tollerato per tutto il tempo, no? Mi ha tollerato che non mi accolga. E poi se è ora, buonanotte, le do l'addio a tutti e me ne vado con lui. Se è meglio essere fiduciosi, volersi bene. Beh, guarda, sono contenta di essere qua perché ho trovato tanti amici e mi hanno capito. Tante persone che sono qui, ecco, siamo una grande famiglia. E in questa grande famiglia ci vogliamo bene. Penso a quanto amore mi ha donato, nonostante la mia poca corrispondenza. A quanto amore. E adesso dico, Signore, sono qua, che ti aspetto, no? E spero di abbracciarti per tutta l'eternità. Se mi lasci ancora, fa che ogni respiro, ogni palpito del cuore, ogni movimento sia un atto d'amore, una richiesta di perdono. Questo è. Va bene così.